Rieccoci, ci siamo collegati con Bergamo, dove c'è il nostro amico, collega di Mediaset Premium, Cristian Calcati. Ciao Cristian! Buonasera a tutti, ciao che Ciao, buonasera a tutti. Cri! Ciao! Com'è l'umore? Buono. Ma com'è l'umore? Sicuramente ci aspettavamo tutti 3 punti da questa trasferta, anche se l'Atalanta è in un periodo d'oro. Non sono arrivati, anzi, è arrivata quasi la beffa finale. E alla fine non dico va bene il punto, però meglio di 0, sesto rigore consecutivo contro, vai. Pareggiamo anche a Bergamo contro una squadra che comunque è in ottima salute e gioca un buon calcio. L'Inter assolutamente non è in ottima salute e non gioca un buon calcio. È una domanda, Cristian, che ho già rivolto anche ai nostri ospiti Balzani, Scanziani, Monelli e Buscemi. Ma la mano di Ranieri si vede o no? Tu che l'hai vista anche dal campo oggi la partita? La mano di Ranieri si vede quando toglie i giocatori che danno luce alla squadra, basta. Cioè, in breve, chi riesce a mettere gli uomini, diciamo, davanti alla porta, ovvero Sneijder e Zárate, quando togli questi due giocatori e fai entrare altre persone, sicuramente altri giocatori che possono sicuramente incidere sulla gara, ma non a livello di Sneijder o di Zárate, sbagli completamente tutto. Oggi da sostituire c'era solo un giocatore, almeno a mio avviso, anche se Nico ha giocato bene nel gruppo, era Diego Milito. Milito ne ha preso una veramente. Sneijder, c'è da sottolineare una cosa, che non so, voi non eravate a Bergamo, non l'avete visto, ha dato sì il 5 a Ranieri, ma se n'è andato senza fermarsi in panchina, deve mettere gli spogliatoi. È un brutto segnale perché Sneijder è l'Inter in questo momento, lui e Maicon sono quelli che possono fare la differenza con Pazzini. Se Pazzini parte dalla panchina e poi non gli danno un pallone, Sneijder lo cacci e Maicon non è in condizione, l'Inter finisce come è finita oggi, cioè a pallate. Il discorso è semplicemente questo. Ma come ha fatto Diego Milito a sbagliare quel gol? Ce lo siamo chiesti riguardando, rivedendo più volte il replay. Guarda, io ho cercato di spiegarlo in mille modi a me stesso e non ci sono riuscito. Non ci sono riuscito perché aveva proprio la palla sulla testa e andata di spalla. Non so, non riesco a capire, non riesco veramente a capire come possa Diego Milito sbagliare un gol del genere. Se fosse stato Pazzini o Milito solo quello del 2010, con il triplete sarebbe stato 2-1 in favore dell'Inter. Invece così non è stato, ormai dobbiamo sapere che Milito è così. E basta, fine, stop. Quelli che sperano nella rinascita, nel ritorno di Diego Milito, mi sa che Si devono la vedo dura, la vedo riprendere. molto 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 dura, Dai, che mi dico posso ritornare ad essere quello che era un le tempo. domande in studio, Buscemi e poi Balzani. Comunque, ciao Massimo, ciao Cristian. Ciao, Senti, ti ciao, ciao. volevo dire, è vero, Milito è nullo, però se tu hai visto bene la partita e anche l'hai commentata in una maniera meravigliosa, ogni volta che Zárate saltava l'uomo o Maicon saltavano l'uomo e crossavano, c'era solamente Milito, non c'era un appoggio. Quante volte una volta Consigli ha respinto sulla loro sinistra, non c'era nessuno. Quando la palla è andata in fallo laterale è arrivato Nagatomo e poi è arrivato Cambiasso. La seconda volta ugualmente. A questo punto, giustamente tu dici, ha tirato fuori Sneijder, ha tirato fuori Zarate. Ma con Zarate, quando non c'è nessuno che può approfittare della superiorità che crea lui, a che cosa serve? Cioè, anche quello. Tieni presente No, questo. ma guarda che ti stai, scusami Massimo, ti stai un po' intrappolando da solo perché se Zárate fa la superiorità, quello che è in superiorità numerica rispetto ai difensori dell'Atalanta è proprio Milito. Se gli dà la palla e lui non la piglia, la colpa non è di Zárate ma di Milito. Quindi non è che non deve giocare Zárate che dà superiorità numerica alla squadra, No. ma è Milito che non ne catta una, questa è la Ok, differenza. però Scusate il termine, anche ma è No, così. scusami, anche quando il cross era troppo alto per Milito, non c'era più nessuno. Hai Ho notato, capito che non c'è nessuno, però o cambi completamente il modulo di no? gioco perché il 4-2-3-1 ti impone questo, cioè il trequartista delle 2 punte, se la seconda punta va a saltare l'uomo e a metterti in superiorità numerica, o si inserisce il giovane, chiamiamolo così, Zanetti o Cambiasso, oppure o Stankovic, oppure la palla è di Milito. Se è troppo alta deve inserirsi un centrocampista, E so come quante vuoi dire, volte cioè si... i centrocampisti hanno forse un'età Benissimo. avanzata per gli inserimenti che un tempo facevano Perché e adesso non fanno più. D'altra parte abbiamo questi e questi dobbiamo tenerci. È anche vero che dall'altra parte non c'è scritto su nessun contratto che né Cambiasso né Zanetti devono giocare tutte le partite. Esatto, Dai, ho detto. Balzani. Ciao Chris, sono Nicola.
Ciao Nico. Tranquillo, dai, che risalite. No, adesso, battute a parte. Battute a parte, una battuta, no. Lo sai. Cacciatelo dallo studio per piacere. Guarda che risalite di categoria siete stati voi. Voglio chiedere due cose. Secondo te, io su Milito sono d'accordissimo con te, l'ho appena detto in studio. Sì, secondo te Ranieri non è stato obbligato a schierarlo perché aveva sbuffato per la partita con il Chievo dove non ha giocato? La prima domanda. La seconda, Chivu centrale, secondo te? A mio avviso imbarazzante, non è da Inter. Allora ti dico una cosa, allora Milito se sbuffa a casa mia me può fregare meno, perché io sono rimasto al tempo di Mourinho in cui Eto'o sbuffava e lui lo metteva in panchina. Okay. Cioè questo è un vero allenatore, cioè nel senso, non la Ranieri, parlo di Mourinho. Sì. Per quanto riguarda invece Chivu ha fatto due partite eccezionali contro Lille e contro Chivu da centrale. Oggi non ne ha presa una. Mm-hmm. Cioè hai ragione su oggi, non ne ha presa una, però non vado a condannare Chivu solo oggi. Oggi è stata la presentazione generale dell'Inter che ha portato a casa questo streaming fit 1-1, portiamocelo a casa e chi si è visto si è visto. Va bene. Noi ci guardiamo di mezzo, come sempre sono i tifosi e non i giocatori che a mio avviso in questo momento sono negli spogliatoi, tra poco vanno a casa e chi si è visto si è visto. Allora, io invece ho tre domande addirittura per te, Cristian, in chiusura. Vorrei delle risposte velocissime. La prima, Castellazzi, l'abbiamo visto grazie ad Andrea Eusebio, ha fatto polemica per l'ennesimo rigore dato contro, addirittura titola il sito dell'Inter. Certo che 5 rigori contro, quello di stasera però era netto, vero? Quello di stasera, dico le parole che ha detto l'allenatore dell'Atalanta qui vicino a me qualche tempo fa, si poteva dare e non dare. Certo che darlo al 90esimo, questo è stato quello che ha detto con Antuono, quindi anche lui si è fatto coraggio della sbagliato. Cioè, era il 90esimo, un rigore che si poteva dare e non dare, io lo evitavo forse, come ha detto lo stesso Castellazzi. Era un rigore che si poteva dare e non dare, quindi sono io il primo a dirlo, l'ha dato, ok, l'ha parato, finita il discorso. Cristian, scusa, quello su Milito che l'hanno tirato giù su un cross, c'era o non c'era? Ma guarda, non mi attacco a questo. Secondo me non c'era neanche quello su Milito. Sono sincero, lo voglio dire, lo ammetto, sono di tifoso dell'Inter, ma non c'era. Poi vorrei chiederti, non mi attacco al rigore che c'era e non c'era di Milito, mi attacco che non abbia fatto l'azione. Mi attacco solo a quello, questa è la differenza, Massimo. Cristian, purtroppo non aver fatto un'azione degna da Inter. Ho capito. Se ne fai una e c'è un calcio di rigore netto va bene, ma se ce n'è uno dubbio non mi attacco a quello. Noi non ci attacchiamo neanche a quelli netti. Calci di rigore sono vincerati. Noi non ci siamo all'errore di Milito che non ha messo la palla in rete. Bravo, sul, e ti do ragione. Adesso quando allora, tu mi adesso dici, ascoltiamo, noi ci attacchiamo solo ai rigori netti, non ci danno neanche quelli. Tra poco ascolteremo le parole di Ranieri che sta parlando in questo momento a Sky. Mi dici, Cristian, che voto dai a Ranieri per questa, non solo per la partita di questa sera, ma per questo primo scorcio della sua esperienza nell'azzurro? 5. E poi l'ultima domanda, oggi metteresti la firma per il terzo posto? Con tutte e due le mani. Forse anche due. Giusto. Comunque... Allora, Chris Recalcati sarà in studio con noi, giusto? Domani sera sei con noi, no Chris? Sì. Chris, vi prestiamo nocerino, Chris. Comunque con la partita. Cosa, cacciate quell'uomo da Milanista dallo studio, ma per piacere. A gennaio arriverà qualcuno, secondo te, qualche nome importante? Ma a gennaio non arriverà assolutamente, cioè non che non arriverà nessuno, soldi non ce ne sono, l'abbiamo sempre detto, arriverà qualche sorpresa che potrebbero essere i giocatori extracomunitari, perché quello che so io è che le due caselle extracomunitarie verranno coperte che tra parentesi è qui a 15 metri da me. Grazie. Però non so assolutamente chi possono essere, tutti dicono il terzo della situazione, piuttosto che secondo me dovrebbero arrivare un paio di centrocampisti, un centrocampista e un esterno. Ma non di profilo alto, e quindi dimentichiamoci tutti i Tevez, tanto per dire non mi a caso, i Tevez, Rooney e compagnia lì. Ma Cucci aveva ultimamente era quello del Viola Vargas, quindi Vargas. Fate voi come può essere messo il mercato. Certo, visto... Scanziani, che succede? Stai male? Sì, se mi sentono Vargas di male in pezzo. Stavo spaventando, anch'io. Non si sa mai. Allora, ringraziamo Chris Recalcati in collegamento. Grazie a voi. Ciao Chris. Ciao. E buon rientro, Chris. Rientra in tempo. Grazie. Domani sera devi essere qua, puntuale. Comunque vorremmo fare... Un attimo, le primissime parole di Ranieri. Tra l'altro Ranieri, polemico a fine partita con l'arbitro, si è avvicinato anche al guardalinea. Le prime parole, Andrea. Allora, Ranieri molto sorridente si presenta in sala stampa,
ovviamente in riferimento agli episodi arbitrali, dice speriamo finiscano questi episodi. L'arbitro tra l'altro non aveva segnato il rigore, è stato consigliato dal guardaline. Buona comunque la prova della sua Inter, dice Ranieri, contro una squadra molto molto rapida, hanno fatto tutto il possibile i suoi ragazzi, dice Claudio Ranieri, per vincere questa partita. Parleremo ancora di Inter dopo la pubblicità, a tra poco.